Assessore, lei in qualità prima di tutto di politico ma anche di sportivo plurimedagliato è venuto a visitare questo centro con quale finalità? Ma guarda, da atleta conoscevo questo centro per sentito dire, nel senso che quando incontravo gli australiani sui campi di regata, ai mondiali, così mi dicevano sempre siamo stati a Varese da allenare, cioè, mi sembrava così strano. Poi invece mi hanno, insomma, anche parlando con il presidente della provincia e il sindaco, mi hanno spiegato, insomma, tutto quello che c'è qui e come si allenano gli australiani. Diciamo che la visita oggi è proprio vedere il centro, ero stato a Sydney, insomma, conosco bene la cultura australiana dello sport, una cultura che mi piace moltissimo. Vorrei parlare con loro anche di quello che fanno a livello scolastico, di come portano lo sport all'interno delle scuole, perché è un tema a cui sono molto legato. Stiamo facendo un protocollo d'intesa con il CONI, con il CIP, con l'UPL, l'ANCI e l'Ufficio Scolastico Regionale appunto per questo, e siccome credo che il sistema sportivo australiano, così un po' come tutti i paesi anglosassoni nello sport, stanno investendo tantissimo, penso che insomma, da questa visita posso avere delle ottime idee.